non solo piccolo schermo, ma soprattutto teatro, teatro e ancora teatro. Abbiamo incontrato in esclusiva per voi Marina Massironi. Marina Massironi sul grande schermo con il film Due partite, in cui interpreta il personaggio di Claudia. Otto donne per raccontare quale storia? Per raccontare, beh, innanzitutto molte cose riguardo alla femminilità e alla donna, senza essere un film per questo femminista. È uno sguardo appunto sulla donna attraverso due generazioni, una delle madri degli anni 60 e una delle figlie di queste stesse madri cresciute negli anni 90, quindi ai giorni nostri. E dal confronto insomma si vincono poche cose in realtà, cioè si notano tante differenze, tante somiglianze, tanti modi di soffrire molto simili, tanti modi di ridere anche molto simili. E insomma poi ognuno trarrà le sue conclusioni, ogni spettatore, no? È un film che fa anche molto ridere, eh? Una commedia. Non solo cinema e TV, lei non abbandona mai il teatro. In questo periodo, con lo spettacolo di Dario Fo, Sotto paga non si paga. Potrebbe essere questo il periodo giusto per riproporre uno spettacolo del genere, come successe nel 74, La realtà supera la fantasia? Sì, infatti Dario Fo ha voluto proprio riprendere questo testo, proprio vista la somiglianza della situazione, non tanto dal punto di vista economico, finanziario, che è diverso da allora, però il potere d'acquisto delle famiglie, quello sì, è molto simile a quello che c'era negli anni 70. E quindi, insomma, con la crisi che c'è, con la fatica ad arrivare alla fine del mese che fa la maggior parte della gente, era quasi automatico, insomma, riproporre questo testo. Il mio personaggio è Antonia, è la moglie di Giovanni, che è interpretato da Antonio Catania, ed è una donna disoccupata che gestisce il bilancio familiare, che si ritrova con un giorno, insomma, quasi suo malgrado, spinta alla disperazione, con un gruppo di donne, anzi con tutto il quartiere, a pagare la metà la merce al supermercato, addirittura a rubarne una parte, insomma, rubarne nel senso che per quella gente, lei e le altre donne, i prezzi sono troppo alti, quindi decidono loro che cosa pagare. E questa cosa poi innesca tutta una situazione farsesca, perché lei deve nascondere questo evento al marito, che è un legalitario convinto e che se la scoprisse non so cosa le farebbe, per cui deve nascondere poi tutta questa merce con la vicina di casa Margherita, che è Marina De Iuli. Insomma, danno vita a tutta una serie di equivoci sempre più grossi, e quindi insomma la situazione della farsa è veramente esilarante, e ne approfittiamo anche però per fare un po' di informazione. Certo. È stato un bel progetto quello dello sketch show con Flavio Insinna, Cotti e Mangiati. Solo un esperimento o potrebbe avere degli sviluppi futuri? No, degli sviluppi non, per ora non ne ha, mai, poi mai dire mai, non lo so. Però è nato come, appunto, come serie. Noi abbiamo registrato qualcosa tipo 200 episodi da 5 minuti, quindi insomma erano sufficienti a coprire una vasta parte della stagione. È stata un'esperienza molto divertente, molto bella, un format italiano, non un format acquistato all'estero, quindi tutto scritto in Italia, e insomma che è andato anche abbastanza bene poi lavorare con Flavio Anapacchi. Per Marina Massironi la definizione attrice comica è riduttiva? Ma dipende, forse io ho fatto sicuramente più cose brillanti che non cose drammatiche, quindi la gente magari mi identifica come un'attrice che fa ridere, quindi da lì l'attrice comica, non mi offende questa cosa, anzi. Poi se mi dicessero solo la comica forse sarebbe più riduttivo, ma l'attrice comica mi va bene. Ci va bene. Okay. Perfetto. Quali saranno i suoi prossimi impegni? Dove la vedremo? Insomma, siamo già al cinema, a teatro. A teatro ci staremo fino al 5 aprile in giro, è il secondo anno che facciamo questo spettacolo, e poi vedremo. Ancora non ci sono altri progetti, insomma, spero che ne nascano presto. Certo. Grazie Marina. Grazie a voi.